Siamo nel centro di Milano, a pochi passi dal Castello Sforzesco, in uno dei luoghi più suggestivi della città, il Monastero Maggiore, sorto intorno all'800 d.C. su imponenti resti di epoca romana e che ora ospita il Civico Museo Archeologico. Milano ha una storia antica, poco nota perché poco visibile nell'attuale tessuto urbano. E qui nel museo si conservano, oltre a numerosi reperti archeologici, le uniche strutture conservate in alzato di quella che fu per più di un secolo, tra il 286 e il 402 d.C., una capitale dell'impero. Nel chiostro d'ingresso sono esposti elementi architettonici provenienti dagli edifici pubblici di Mediolanum e dai grandiosi monumenti funerari che erano posti lungo le vie di accesso alla città. Questi sono stati spesso recuperati da strutture più tarde, in cui erano stati utilizzati come mero materiale da costruzione, e sono quanto resta degli edifici di epoca romana, distrutti e cancellati dalla cronica fame milanese di materiale edilizio. La fulgida carriera di Petroniano, giovane avvocato morto prematuramente a 23 anni, è ricordato da una vivace scena di arringa scolpita su un lato del suo sarcofago, successivamente riutilizzato per accogliere le spoglie del vescovo milanese Dionigi. Nella sala d'ingresso, per orientarsi tra presente e passato, un grande modello in legno consente di rintracciare sulla topografia attuale le mura e gli edifici pubblici che contrassegnavano Mediolanum, oltre alle più antiche basiliche cristiane e alle vie d'acqua. Nella sala al piano terra e al piano inferiore sono esposti statue, oggetti d'uso quotidiano, splendidi pavimenti a mosaico che ci riportano alla vita degli antichi abitanti della città, i cui volti sono raffigurati in alcuni ritratti. Il torso di Ercole in riposo è quanto resta di una statua colossale del II secolo d.C. che decorava le sontuose terme imperiali. Un'altrettanto colossale testa di Giove apparteneva alla statua di culto di un tempio di cui non rimane traccia. Da non perdere due capolavori assoluti: la coppa di Atreta, una tazza traforata in vetro policromo su cui spicca la scritta beneaugurante Bibe vivas multis annis, bevi che tu possa vivere molti anni, e la patera di Parabiago, un grande piatto in argento dorato su cui si dispiega una ricca scena con figure che alludono al perpetuo rinnovarsi del ciclo naturale. Al piano inferiore, le suggestive sculture buddiste del Gandhara, regione tra gli attuali Pakistan e Afghanistan, rivelano un'arte originalissima, testimone del fruttuoso incontro di Oriente e Occidente. Nel secondo chiostro, i vivaci e operosi cittadini rivivono nelle immagini a cui hanno affidato la loro memoria. Venditori di panni mostrano fieri la loro merce, a dimostrazione che forse la moda non è un vanto recente di Milano. La devozione agli dèi, il ricordo di affetti, gioie e dolori che noi affidiamo a supporti effimeri, sono scolpiti nella durevole pietra. Il giardino offre un momento di pausa nella visita e la possibilità di ammirare, oltre ai resti di un'abitazione, le due imponenti torri. La torre quadrangolare, che chiudeva uno dei lati corti del grande circo imperiale, fu inglobata nel monastero e successivamente utilizzata come campanile della chiesa di San Maurizio. La torre poligonale a 24 lati faceva invece parte del circuito murario della città imperiale. I santi e i martiri affrescati all'interno alla fine del XIII secolo ci trasportano nell'epoca in cui la torre di difesa era diventata un'aula di preghiera del monastero. Il piano superiore della torre conserva intatto il potente alzato, munito delle feritoie originarie. Oltre il muro romano, il percorso di visita continua nell'ala nuova del museo, nella sezione dedicata a Cesarea Marittima, importante sito archeologico nell'odierno Israele. Qui sono esposti i materiali rinvenuti dalla missione archeologica milanese negli anni 60 del secolo scorso. Tra questi spiccano alcune sculture del teatro romano, un tesoretto di gioielli d'oro e il calco di un'epigrafe menzionante Ponzio Pilato, unico riferimento diretto e non in fonti letterarie del personaggio noto per il processo a Gesù. Al terzo piano, oggetti e vasi illustrano vari aspetti della civiltà greca antica: la vita in pace e in guerra, la condizione femminile,
la religione, il mito e il teatro. Il secondo piano è dedicato alla civiltà etrusca, dalle origini all'incontro col mondo romano. In questa sezione sono esposte opere di grande pregio, come un'anfora sulla quale è raffigurata una scena marina ricollegabile al noto episodio di Ulisse e le Sirene e una testa di canopo in legno di Pero, il cui volto era in origine ricoperto da una lamina d'oro di cui restano piccole tracce. Molti oggetti provengono poi dagli scavi condotti a Cerveteri dalla Fondazione Lerici. Al primo piano, il passaggio dalla tarda romanità all'alto medioevo è documentato da una serie di reperti che provengono dal territorio lombardo. Oggetti di oreficeria, come il tesoro di Landriano, illustrano l'abilità nella lavorazione dei metalli di Goti, Ostrogoti e Alamanni. Da Trezzo sull'Adda provengono alcuni corredi funerari di età longobarda, comprendenti armi da parata, crocette e anelli sigillari in oro. La visita si chiude con la ricostruzione fisionomica di tre individui vissuti nel VII secolo e sepolti nella chiesa di San Zenone a Campione d'Italia: un guerriero, una donna morta di parto e un mercante.